Siamo qui nel Museo di Modigliana, Museo Pinacoteca Lilvestro Strega, Silvestro Lega. Silvestro Lega Incominciamo a fare i soliti, di Modigliana, però qui ci sono dei colori un po' falsati, mi risulta un po' violaceo Vittorio Sgorbi. Meglio così? No, non migliora. No, no, vabbè, si dovrebbe eliminare per migliorare. Siamo qui con il noto esponente della critica d'arte di ogni tempo, di ogni latitudine e longitudine, Vittorio Sgorbi. Eccomi voi, sono Vittorio Sgorbi. Che cosa ci dice Vittorio Sgorbi di questa mostra di Silvestro Se... no, Lega? La trovo un po' legata perché ci sono i soliti qua, non c'è quel prete maledetto che ha salvato Garibaldi, che ha fatto una cosa orribile perché dopo hanno fatto l'Italia, quindi non dovevano salvarlo Garibaldi, bisognava consegnarlo ai giustriaci e Almeno giustiziarlo. avremmo avuto sacche e torte per tutti. Grandi Sì, sacche e torte per tutti, non avremmo avuto un'Italia messa così, avremmo ancora il Granducato di Toscana. pasticcerie. Avremmo ancora il Granducato di Toscana, il Ducato di Parma, era molto meglio, no? Aspettiamo qua che adesso ormai c'è un'inaugurazione, c'è un taglio di un nastro, Sì. scusate. Ah, ok. Come stavo dicendo, purtroppo il pretaccio maledetto ha salvato Garibaldi Ti è andata male. è andata male. C'è l'ennesimo Questi sono gli taglio. applausi per Vittorio Sgorbi. Sanno che sono qui e Ma le luci qui rendono il parecchi. colorito oceanotico. A me o a lui? A Un po' a tutto. tutto. A tutto o a nulla? Poi questo Ci verdolino. parli un po' dei macchiaioli. Macchiaioli erano, andavano a mangiare, macchiavano le tovaglie, i tovaglioli, dice, quando andavano nell'osteria lì dove andavano, dicevano, oh, tu m'hai macchiato tutto, E questi erano i e da macchiaioli. lì sono venuti i macchiaioli, non c'è niente da fare, i macchiaioli perché macchiavano.